Quando raccontare storie impariamo qualcosa, ma abbiamo detto anche una cosa importante, il sostegno. Allora, non vorrei ripetermi perché a Ginestra ho già dato un po' quella che è la sensazione di aver aderito a questa iniziativa, però è anche giusto per voi genitori, per i docenti, ma io ritengo sempre loro in prima linea, nonostante piccoli, però sono loro, io credo, la costruzione di una scuola. Quindi partire con una dimensione affettiva attraverso questo metodo credo che sia l'esperienza più entusiasmante anche rispetto a noi che abbiamo vissuto quell'incudine fortissima sulla testa e nonostante quello siamo oggi quello che siamo. Quindi nonostante tutto io credo nella tradizione ma credo anche nella innovazione. Quindi le nuove tecnologie ci devono aiutare perché attraverso il computeraio e il computer utilizzato all'interno della scuola noi possiamo aggiungere qualcosa, fermo restando che la dimensione affettiva non ha tempo, quindi questa è la tradizione che deve essere portata avanti all'interno di tutto il percorso formativo. Grazie anche ai genitori per essere stati qui, perché io credo anche nella condivisione con i genitori e con l'apertura al territorio. L'apertura al territorio è questa, perché ci siamo aperti ad un'esperienza esterna e quindi vuol dire che quando ci incontriamo, ci scambiamo, ci confrontiamo con quello che noi possiamo portare come valore e quello che possiamo acquisire da loro. Quindi è un confronto ma è sempre un'aggiunta di qualcosa. Grazie a loro per essere stati qui con noi e grazie a voi, soprattutto ai bambini perché sono portatori sani di cultura di quello. Grazie.